Campionati giovanili di pallavolo WISP a Rimini. 58 squadre, 2000 partecipanti per le categorie dagli under 12 agli under 16. I 32esimi campionati nazionali della pallavolo WISP, l'undicesima edizione di Rimini, si sta svolgendo qui con il campionato under 16 femminile. Abbiamo in questa settimana, cioè dal giorno 3 al giorno 6 di luglio, qualcosa come 59 squadre suddivise da under 12, 13, 14, 15 e 16, utilizzando 13 impianti nel riminese, riserva eccetera. Questa è una grande manifestazione di tutto un percorso nazionale che è partito da ottobre 2013, e questa è le finali e le conclusioni delle attività della stagione, appunto, 2013-2014. In queste settimane e in contemporanea allo svolgimento dei campionati nazionali di Rimini abbiamo rivisto un attimino anche tutta quella che è la fase di organizzazione per il prossimo quadriennio di attività nei settori, cercando di valorizzare soprattutto quelli che sono i valori aggiunti che caratterizzano l'attività della WISP, quindi gli aspetti legati non tanto al raggiungimento di determinati obiettivi sul campo, ma alla qualificazione dal punto di vista umano degli atleti e ovviamente dei giudici di gara. Novità fondamentale di quest'anno è legata alla costituzione proprio del settore di formazione degli allenatori, rispetto al quale stiamo sviluppando un progetto che punterà soprattutto a quelli che sono gli aspetti sanitari, di educazione alimentare, di comportamento degli atleti in campo, oltre a quelli che sono i normali valori che caratterizzano appunto un giocatore di pallavolo. Che cosa succede in campo? Pietro Cinquino, vicepresidente nazionale Lega Pallavolo WISP, racconta alcune fasi di gioco della partita tra la squadra di Genova Voltri e quella del San Quirico Firenze. Agonismo e correttezza in campo, tifo e amicizia. È questa la formula del successo delle finali di Pallavolo WISP 2014. In battuta c'è la numero 19 del Voltri, la palleggiatrice del San Quirico, bel recupero del libero del Voltri e un attacco non molto potente della banda del Voltri.